dove andiamo, non lo so, ma dobbiamo andare. Grande indicazione strategica, Roberto. A Eccoci proposito, qua. Io siete stati alla mostra Maxi di Salgado? l'ho già vista a suo tempo, Ah. perché è una riedizione. Allora, dovremmo essere in diretta e adesso mano a mano vedo se riesco anche a fare il cross-posting che ho impostato, ma non so mai perché non riesco mai a farlo funzionare correttamente. Controllo. Intanto vi ringrazio, ringrazio Maurizio Acerbo, neo rieletto segretario di Rifondazione Comunista, e è un piacere colloquiare con te per vedere un po' quali sono i temi, diciamo, su cui affrontare anche la prospettiva politica di rifondazione e quali sono le cose principali che sono oggi sul terreno della discussione generale. Gli eventi, diciamo, globali ci sovrastano, siamo impegnati dentro la vicenda del climate change, del cambiamento climatico. Che si sta affrontando o non si sta affrontando, per meglio dire, sia nel G20 che nella COP26, e anche l'Italia, diciamo, vive una stagione abbastanza preoccupante vista dal nostro punto di vista. E quindi io darei subito la parola ai componenti della redazione che partecipano con me all'incontro. Roberto Musacchio, Nicoletta Pirotta e Franco Ferrari, che mano a mano ti porranno delle questioni. Roberto Musacchio alla prima domanda. Sì, innanzitutto ciao a tutte e tutti, ti faccio i complimenti per la relazione e anche le conclusioni del congresso, devo dire veramente che mi sono piaciute. Grazie Roberto, troppo buono. No, sono sincero. Partirei un po' da questa questione di Glasgow, di COP26, insomma, che dici? Noi avremmo fatto come Greta Thunberg, a un certo punto avremmo deciso di andare a scuola perché è meglio. Tornare a studiare piuttosto che insomma stare lì. No, invece è bene che ci continui la mobilitazione, però questa cosa appunto della COP26, ne scrivo anch'io domani sul nuovo Transform, i nuovi numeri di Transform, anche quella mi pare che sia una trentina d'anni da quando è cominciata la questione che abbiamo chiamato poi dello sviluppo sostenibile sostanzialmente, no? Questa relazione della signora Brundtland, che era la ministra norvegese dell'ambiente, che dice che bisogna farsi carico di questa questione climatica, e però inserisce una novità rispetto al passato, quando si pensava che bisognava cambiare modello di sviluppo in termini sociali, eccetera, eccetera. Conia invece quest'idea dello sviluppo sostenibile, importante perché inserisce la questione ambientale come centrale e quella climatica, ancora più come questione fondamentale. Però sostanzialmente poi affida al capitalismo la capacità di curare il capitalismo. Ecco, diciamo, sono passati una trentina d'anni e anche lì credo che dovremmo fare un bilancio e questa è la prima un po' cosa che ti propongo. Io, scrivendo, ricordo pure che Rifondazione fece dentro Liberazione un inserto che si chiamava L'insostenibile, proprio perché provavamo ad avere una critica da sinistra alla questione dello sviluppo sostenibile e a mettere al centro appunto l'insostenibilità del capitalismo in termini sociali, politici, ma anche scientifici. Ci collaboravano tantissimi importanti personalità del mondo ambientalista, penso a Giorgio Nebbia, Fabrizio Giovenale e quant'altro, insomma. Ecco, quindi partirei un po' da qui anche per dirti. Poi, vabbè, poi ma lo inseriamo dopo, magari, insomma, che mentre diciamo le emissioni hanno continuato a crescere, invece i salari si sono diminuiti e questo magari è un secondo tema che poi non so chi possa toccare, ma insomma te la metto già là, l'unico paese d'Europa, l'Italia, che ha salari più bassi del quasi il 3% del 90%. Beh, guarda Roberto, io credo che le cose siano strettamente correlate, e poi vengo all'ultima parte della tua domanda.
Io penso che Greta abbia detto cose molto importanti a Glasgow, perché ha sostanzialmente denunciato il greenwashing. Questo è molto positivo, perché la nostra denuncia del greenwashing rimane, diciamo, underground. Quella di Greta invece ha raggiunto milioni di persone. Non era scontato che un movimento così giovane riuscisse a mantenere la propria autonomia e non farsi digerire dai meccanismi del corteggiamento mediatico e anche da parte del potere politico. Invece mi sembra che ci sia stata una sacrosanta contestazione molto partecipata al vertice, assolutamente condivisibile. Mi sembra che sia anche emerso chiaramente che i paesi occidentali non hanno perso né il pelo né il vizio, in quanto sostanzialmente dagli Stati Uniti non è arrivata da parte dell'amministrazione Biden una vera svolta. Questo si sta vedendo anche all'interno, nella maniera con cui i democratici stanno progressivamente creando difficoltà alle posizioni della sinistra di Sanders e della Cortez. Ma sostanzialmente Biden a Glasgow ha ribadito che è il mercato che deve risolvere il problema climatico. È un approccio che non è quello che consentirà di affrontare la situazione, perché appunto siamo di fronte all'ennesimo fallimento, perché nonostante l'emergenza ambientale, ecologica e climatica sia evidente da anni e ufficializzata dai rapporti degli scienziati delle Nazioni Unite, non da gruppi extraparlamentari, di fatto una svolta non c'è stata e non uscirà neanche in questa occasione. Anzi, il giudizio è ancora più grave, perché i paesi occidentali hanno anche cercato di accollare al sud del mondo o a paesi come la Cina la responsabilità, e questo sui media italiani, che oramai sono davvero degni di un regime totalitario, perché su molti temi sono un coro senza neanche qualche voce critica. Sostanzialmente si è scaricato addirittura sulla Cina e l'India la responsabilità di non voler fare scelte radicali, quando è evidente che quelli sono paesi in via di sviluppo, anche se nel caso della Cina di sviluppo ne hanno fatto molto, ma comunque se andiamo a fare i calcoli rispetto alla storia degli ultimi 200 anni e al rapporto tra emissioni e popolazioni, non sono certamente i principali responsabili. Insomma, non si può predicare a loro, che sono arrivati per ultimi, e non praticare da parte, insomma, delle società più avanzate e più ricche una svolta radicale. Quindi da Glasgow è venuto fuori anche che il governo italiano è una schifezza, come abbiamo detto dall'inizio, il ministro Cingolani è un vero scandalo. Io mi domando davvero come si possa stare nella maggioranza che sostiene Cingolani e dirsi ambientalisti. Mi sembra impossibile. Aggiungerei che mi sembra anche impossibile dirsi ambientalisti e poi allearsi con chi sta al governo, con Draghi. Comunque mi sembra che da Glasgow sia uscito un segnale positivo dal punto di vista della mobilitazione e dell'autonomia del movimento, ma per quanto riguarda le decisioni delle classi dirigenti mondiali c'è davvero da essere preoccupato, perché dopo tutto il dibattito che c'è stato a livello internazionale c'era da aspettarsi qualcosa di più. Su questo vorrei anche aggiungere un elemento, che il centro-sinistra mondiale, cioè i democratici degli Stati Uniti, avevano fatto una grande polemica nei confronti di Trump e dei suoi seguaci come Bolsonaro, che negavano addirittura il problema stesso del clima. Non, se vi ricordate, Trump aveva dichiarato che era una bufala, però va detto che sostanzialmente poi non corrisponde a questa polemica
al riconoscimento dell'emergenza climatica da parte dei democratici e dei loro satelliti europei non corrisponde una strategia e scelte conseguenti. Se posso fare un po' di pubblicità, come sapete, ho curato la traduzione italiana del manifesto ecosocialista del gruppo di Ocasio-Cortez e Sanders, con prefazione di Naomi Klein, e Kate Aronoff, che è una delle autrici, ha preso in giro ieri con un tweet Obama, perché ha detto, insomma, ha scritto: questo è tornato di nuovo a presentarsi come ambientalista, ma sostanzialmente quando era presidente non ha fatto cose molto diverse da Trump. Insomma, io credo che c'è da essere preoccupati e si confermano, a mio parere, le ragioni per cui partecipammo al movimento altermondialista. Io ricordo che la rivolta di Seattle ci fu con Clinton presidente degli Stati Uniti, e con una critica al neoliberismo che riguardava, diciamo, entrambi gli schieramenti che si contendono il governo delle società occidentali più avanzate, insomma, dagli Stati Uniti alla caricatura italiana. Glasgow conferma che c'è questa necessità di movimenti di massa che mettono in discussione l'impostazione neoliberista, che al fondo non è cambiata, perché anche se si sta spendendo un fiume di denaro pubblico, non viene indirizzato in una maniera che rompa effettivamente con il neoliberismo. Insomma, ci sarà bisogno di lotta. Io credo che, ritornati a Glasgow, si debba mettere in cantiere anche una grande manifestazione contro il governo, che abbia tra i suoi punti, oltre a quelli italiani, sociali, di cui presumo poi parleremo, anche le dimissioni di questo Cingolani, che va a fare gli accordi con la Fondazione Rockefeller e propone il rilancio del nucleare in Italia. Da ultimo segnalo una cosa su Glasgow che mi pare molto interessante, ed è legata alla questione che diceva Roberto. Io credo che l'approccio del Green New Deal radicale, di cui parlavo prima, dei compagni americani, sia interessante per una cosa: noi dobbiamo evitare che la gente venga mobilitata contro l'ecologia e la riconversione ambientale minacciando il bagno di sangue. Penso che dopo il movimento Novax noi avremo un movimento fintamente antisistema che dirà che anche l'ambientalismo e l'ecologia sono un complotto diciamo, secondo i fini complottistici. Su questo sono molto preoccupato, quindi noi dobbiamo dire con chiarezza che vogliamo una svolta ecologica radicale, molto radicale, e che la devono pagare quelli che hanno i soldi e non la devono pagare quelli che non arrivano alla fine del mese, in un paese come l'Italia che appunto in 30 anni anche sul piano delle retribuzioni è tornato indietro al posto di andare avanti. Quindi credo che la convergenza che abbiamo costruito, che andava dai Fridays for Future fino alla GKN, nella manifestazione che abbiamo fatto per il G20 a Roma, rappresenti un progetto politico su cui lavorare di ritorno da Glasgow. Grazie. Franco, per la seconda domanda. Sì, io siccome seguo un po' dibattiti anche più strategici, cioè quelli che rispondono al che fare nella sinistra alternativa, e mi pare che di vedere a livello europeo diciamo un orientamento che sta emergendo, in affatto non a livello puramente teorico, ma anche in realtà in alcune forze politiche, soprattutto dell'area scandinava, nordica, ma non solo, che tende a diciamo superare quella che è stata la proposta strategica più dibattuta, quantomeno nell'ultimo decennio, credo, un po' meno forse, cioè quello del populismo di sinistra, che ha avuto dei successi ma ha dimostrato anche di presentare diversi problemi, Podemos, France Insoumise, eccetera, per quello che in inglese viene definito il Mass Workers Party, cioè il tentativo di ricostruire o di costruire, tenendo conto dei cambiamenti che sono intervenuti, un partito
di massa che abbia esplicitamente la base tra il mondo dei lavoratori e che però non contrappone le tematiche socio-economiche di classe alle tematiche dei movimenti ambientali di genere, eccetera, eccetera. Ecco, fatta questa premessa, la domanda è questa ed è più vicina al congresso e all'impostazione di Rifondazione. Mi sembra che nell'ultimo decennio, in grosso modo, Rifondazione si sia mossa su due punti strategici. Uno è il partito sociale e l'altro era quello che viene definito il soggetto plurale unitario della sinistra alternativa. Ecco, quello che vorrei capire è questi riferimenti si confermano, vengono modificati e in che misura trovano un elemento anche di ripensamento rispetto a quello che è il dibattito, le esperienze di altre forze della sinistra europea che sappiamo in generale e per fortuna sono messe un po' meglio di quanto non sia messa la sinistra alternativa in Italia. Ma guarda, io penso che, come diceva Gregori Corso, se ci sono due strade non ho dubbi che le imboccherei entrambe, nel senso che il populismo di sinistra, se vogliamo usare l'espressione degli ultimi anni, sia indispensabile in Italia per tante ragioni, compresa la debolezza della sinistra, quindi non si può essere snobistici rispetto a quel tipo di approccio, soprattutto in una società come quella italiana fortemente spoliticizzata e in cui c'è stata una fortissima regressione sul piano di massa rispetto a qualche decennio fa, anche i decenni in cui Rifondazione Comunista in solitudine ma resisteva alla marea montante del neoliberismo, nel senso che non abbiamo più appartenenze e culture politiche radicate a livello popolare come in passato e non abbiamo neanche una politica e un sindacato che a livello di massa costruiscano un senso comune fondato ancora sull'appartenenza di classe. Se pensiamo che nel nord Europa, in Inghilterra mi pare che più del 60% degli inglesi interrogati dai sondaggi si definiscono come appartenenti alla classe lavoratrice. Io credo che in Italia un'analoga ricerca darebbe risultati disastrosi, persino tra i lavoratori più sottopagati, scopriremmo partite IVA che si pensano di essere imprenditori oppure magari ipersfruttati e via discorrendo. Penso al tempo stesso che una strategia, cioè che non esista sinistra se non sia espressione e difesa e autodifesa e auto-organizzazione della classe lavoratrice. Quindi le due strategie non le vedo contrapposte. Non penso neanche che noi abbiamo sbagliato nel tentare di fare quello che abbiamo provato a fare nell'ultimo decennio, anche di più. Dobbiamo ritentare facendolo tenendo conto degli errori. In Italia non è che abbiamo un problema di Rifondazione Comunista, in Italia non c'è più la sinistra. Chi lo nega e si inventa che il PD è un partito di sinistra, che c'è un campo della sinistra, o ha preso delle droghe allucinogene o si autoillude oppure non vuole fare i conti con la realtà. Mi sembra evidente che al tempo stesso in Italia abbiamo un problema di rappresentanza del complesso delle classi popolari e siamo in una situazione con una politica a una dimensione che neanche gli incubi della scuola di Francoforte avrebbero potuto immaginare raggiungesse i livelli attuali. Noi sostanzialmente abbiamo il governo Draghi che, se non fosse che Giorgia Meloni ha pensato che era meglio stare all'opposizione, rappresenterebbe il 98-99% del Parlamento sostanzialmente. Uno scenario che non si era mai visto nella storia nazionale su queste dimensioni e tra l'altro una completa assenza di dibattito sulle cose serie e pericolose che fa il governo Draghi. Faccio notare che, per esempio, l'assalto ai servizi pubblici con la praticamente totale privatizzazione perseguita da Draghi, credo che non abbia avuto finora neanche un minuto di un talk o di un telegiornale
dedicato, perché non c'è una opposizione di sinistra in questo paese di qualche forza. Quindi rispetto a questo io credo che strategicamente sarebbe un suicidio per noi stare a discutere se fare una cosa o l'altra, anche perché abbiamo difficoltà a farle entrambe, mentre dobbiamo cercare di uscire assolutamente da questa situazione di marginalizzazione in cui ci troviamo. Quando parlo di marginalizzazione non parlo solo del terreno elettorale, ma anche del terreno delle mobilitazioni di massa, perché l'Italia è anche il paese in cui dal governo Monti in poi sostanzialmente è come se avessimo una forma di totalitarismo che ha portato una depressione collettiva. Io nelle mie conclusioni ho citato William Burroughs, che nel Pasto Nudo diceva che non c'era più bisogno di bastonare la gente perché bastava la depressione. E quindi noi abbiamo viviamo da anni in uno scenario come questo, tant'è vero che se riusciamo a fare un corteo di 10.000 persone sorridiamo e proviamo una vera gioia, perché ci sembra una cosa enorme, come è stato contro il G20, però sappiamo benissimo che in altri tempi, rispetto a scelte come quelle che vengono portate quotidianamente avanti, per esempio da questo esecutivo, avremmo avuto in Italia una capacità di mobilitazione enorme. Quindi io penso che noi dobbiamo trovare una soluzione nostra tenendo conto di questi elementi. Faccio solo una battuta per quanto riguarda quello che è accaduto alle ultime elezioni amministrative. Rispetto al bipolarismo che di solito ci asfalta, in Calabria siamo riusciti non solo ad avere tutte le formazioni della sinistra, tranne Rizzo, che ho anche qualche difficoltà a assimilarlo alla sinistra, per il resto c'erano tutti, da Pappa a noi, a Sinistra Italiana e tanti altri, tanta società civile, volontariato, movimenti, di tutto di più, però sicuramente in un progetto che aveva molti aspetti del cosiddetto populismo di sinistra, perché il candidato presidente era Luigi De Magistris, che ha trainato tutto il resto del progetto coinvolgendo. Siccome insomma le rivoluzioni non sono mai pure, diceva Lenin, ma è sempre un buon casino, credo che dovremmo fare i conti con queste difficoltà che abbiamo e collettivamente aprire una riflessione con tutte le compagne e compagni in Italia che sono interessati e sentono l'esigenza, e qui vorrei pronunciare un aggettivo che per me è fondamentale, l'esigenza prima di tutto etica, di non essere complici di quello che sta accadendo. Io so benissimo che fare la sinistra che si allea col PD in Italia in questo momento è una cosa che paga, però diceva Orwell che non bisogna ingannare la gente neanche quanto vuole essere ingannata, e io credo che noi abbiamo un dovere in questo momento di dire la verità, e la verità è che in Italia c'è bisogno di qualcuno che vada contro il neoliberismo, aggiungerei anche contro la guerra, e non semplicemente che faccia da soprammobile per le scelte del PD o del resto dell'establishment. È un esempio la vicenda dell'acqua pubblica. In questi giorni è la notizia che il governo Draghi sostanzialmente sta facendo una colata di cemento sopra il referendum del 2011. In Emilia-Romagna si stanno rinnovando gli affidamenti alle SPA per durate molto lunghe, e c'è il silenzio di tutti quelli che ci hanno spiegato che bisognava votare per far vincere il PD, perché altrimenti finivamo ad Auschwitz. Ecco, noi che crediamo in un'alternativa rosso-verde la dovremmo provare a costruire, sarà difficile, ma io lo ritengo assolutamente indispensabile. Franco, non so se ho risposto alla tua domanda, ma come ho detto al congresso non sono Lenin, e quindi penso che solo collettivamente potremo trovare una risposta. Grazie Maurizio, e adesso Nicoletta per l'ultima domanda, poi vediamo se abbiamo tempo, facciamo un secondo giro. Faccio molto
Faccio molto breve e sto sui temi che mi appartengono di più, insomma. Intanto complimenti ad Acerbo per la rielezione e in bocca al lupo per il lavoro che lo aspetta, che è tutto fuorché facile, quindi esatto. Credo che davvero abbia bisogno. Ecco. Anche se molte delle cose che hai appena detto mi sembra che dimostrino che, insomma, almeno dal punto di vista dell'analisi, ci siamo, ecco, per quanto mi riguarda almeno, mi pare che appunto. La domanda che ti volevo fare è questa. Abbiamo fatto recentemente, settimana scorsa, un seminario femminista internazionale nel quale abbiamo affrontato ovviamente come è cambiato il mondo dopo la pandemia, e forse anche questa cosa andrebbe ulteriormente analizzata, perché io credo che alcune delle risposte che oggi vengono date anche dal sistema capitalista hanno a che vedere con quello che è successo durante la pandemia e con come la pandemia è riuscita a cambiare anche noi che vorremmo cambiare questo mondo, insomma. Per cui credo che forse su questa questione della pandemia e su quello che ha cambiato anche dal punto di vista individuale, psicologico, anche dal punto di vista etico addirittura, no? Ecco, forse sarebbe interessante farlo. Ma la mia domanda è questa. Il seminario femminista ha posto al centro dell'attenzione due temi. Intanto la condizione delle donne è uguale, cioè, in ogni parte del mondo, per cui certo in alcune è più drammatica, l'Afghanistan lo dimostra però. Ma sono due le questioni importanti. Uno, l'approccio intersezionale, cioè la capacità di leggere la realtà tenendo conto però che esistono letture di genere, di classe e di razza, e uso appositamente il termine razza, che oggi è un po' in disuso, ma poi se non lo si usa si rischia di dimenticare che il razzismo c'è ancora, quindi forse conviene usarlo. Quindi dicevo, la lettura intersezionale, che non deve essere però... quello che diceva anche Greta Thunberg sull'ambiente, non deve essere bla bla bla, cioè non deve essere una cosa che si assume. Cioè, allora, c'è questa volontà da parte di Rifondazione, che mi pare dal punto di vista analitico ben attrezzata, di cogliere questi aspetti, quindi di cogliere quanto la condizione delle donne non sia semplicemente un fatto legato alle donne in sé, ma sia un elemento senza analizzare il quale non si riesce a comprendere quello che sta avvenendo. Quindi uno, se l'approccio intersezionale è un approccio che a Rifondazione interessa; due, e chiudo, se il metodo della cura, una cura intesa dal punto di vista di un nuovo paradigma che serva appunto anche a ricostruire degli strumenti che oggi magari sono un po' obsoleti rispetto al passato, e se appunto il paradigma della cura è qualcosa su cui Rifondazione vuole confrontarsi, vuole cimentarsi, vuole assumere come un proprio terreno anche di riflessione e di pratica. Grazie. Ma guarda, ti ringrazio per le domande, perché ne sono più di una. Innanzitutto io penso che le elaborazioni del cosiddetto femminismo del 99%, per usare l'espressione del manifesto delle compagne americane, siano un pezzo della Rifondazione comunista o socialista, chiamiamola come ci pare, anticapitalista, di questa fase. E l'intersezionalità non solo è nelle nostre tesi congressuali, ma per quanto mi riguarda fa parte della mia formazione, perché appunto quando noi parliamo di Rifondazione comunista come progetto non è una cosa che riguarda solo il nostro paese. Rifondazione comunista sostanzialmente significa un approccio che fa i conti con i limiti dell'esperienza novecentesca, difende una storia ma al tempo stesso la mette alla prova delle analisi. Questo è valso per il rapporto che cominciò già negli anni 70 con l'ecologismo, che era una forma di Rifondazione comunista. Il femminismo ha fatto un altro pezzo, quindi a partire da Selma James per arrivare ai giorni nostri, alla stessa Angela Davis, che probabilmente se il Partito Comunista Americano avesse avuto l'impostazione di Rifondazione non sarebbe mai uscita da quel partito nel 91, perché vi ricordate, cioè l'intersezionalità e quel tipo di elaborazione io credo che debba essere, per usare un termine filosofico, ontologicamente parte dell'essere comunisti oggi e comuniste.
Ed è per questo che noi abbiamo condotto anche una battaglia culturale negli ultimi anni rispetto a tendenze populiste di destra che si sono inserite anche nel campo della sinistra anticapitalistica, molto pericolose, perché come accade adesso anche rispetto alla critica dei vaccini, molto spesso posizioni di destra possono trovare ascolto presentandosi come anticapitalistiche, antisistema, eccetera, bisogna decifrare. Io credo che oramai questa percezione però sia dell'intersezionalità, e dentro all'esperienza quotidiana faccio un solo esempio. Un tempo noi, se parlavamo di classe operaia, ci saremmo immaginati il maschio bianco, cioè mio padre era un operaio e mia madre stava a casa, faceva la sarta e la casalinga. Oggi la classe operaia è Luana D'Orazio, che viene massacrata all'orditorio, che è una ragazza che fa notizia perché una ragazza, ma come lei ci sono milioni di proletari, come ci ricordava Lidia quando ci ricordava che la maggior parte del proletariato è composto di donne, Lidia Menapace ovviamente, ma credo che chiunque ci sta ascoltando, insomma, quando dico Lidia capisce a chi mi riferisco. Quindi e segnalo anche un'altra cosa a proposito della razza. Se negli anni 50-60 il grosso dei militanti sindacali che venivano ammazzati in conflitto di lavoro erano meridionali, perché le lotte più feroci erano le occupazioni delle terre, le lotte al sud, insomma, nelle forme più, insomma, gli eccidi che ci sono stati tanti, eccetera. Se noi pensiamo agli ultimi organizzatori sindacali caduti lottando davanti a un'azienda, parliamo a due compagni, l'ultimo Adil a Novara, che sono di nazionalità straniera, anche se in Italia da tanti anni, o se pensiamo alle lotte operaie, il settore che ha avuto negli ultimi anni un più alto livello di conflittualità è stato quello della logistica, dove la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori sono immigrati. Quindi l'intersezionalità, secondo me, deve uscire dai dibattiti e dai convegni e deve diventare pratica politica. Io al congresso ho detto che sono contentissimo del fatto che oramai, ovunque vado in Italia, ci sono compagni e compagne di tutte le nazionalità dentro Rifondazione Comunista. Ho raccontato un episodio che durante le proteste contro il golpe in Bolivia, a un certo punto si sono visti dei manifestanti che avevano una bandiera di Rifondazione ed erano dei lavoratori boliviani che vivono a Bergamo, sono iscritti a Rifondazione e contemporaneamente sono militanti del MAS di Evo Morales. E io credo che questo sarà, a Roma abbiamo l'esperienza della Casa del Popolo di Torpignattara, dove ci sono praticamente tutte le comunità straniere, o a Padova il Centro Popolare Mary Rampazzo. Poi vengo alla questione della cura. Da questo punto di vista io voglio sottolineare una cosa, oltre ovviamente alla nostra convergenza più che totale, poi si tratta anche di tradurre le parole d'ordine in pratica, e come insegnavano i maestri, è sempre la cosa più complicata. Ma noi lo facciamo da anni col mutualismo, dove ci riusciamo e sono esperienze. Però voglio sottolineare che questo tema è importante anche rispetto al discorso della transizione ecologica, perché il capitale è una visione del lavoro collegato al produrre accumulazione di capitale e quindi, cioè, al profitto, e quindi la transizione ecologica ha un determinato impatto. Perché prima esprimevo un timore. È vero che può accadere che in determinati settori, così come accade per le fluttuazioni del mercato, l'innovazione tecnologica già normalmente si possa creare una perdita di posti di lavoro, ma proprio il tema della cura fa notare quanto nella nostra società ci sia bisogno invece
di altro tipo di lavoro, e questo vada redistribuito in forme non sessuate di sfruttamento di genere, come è stato storicamente in un modello di società patriarcale. E quindi è una battaglia da fare nell'assemblea della convergenza che abbiamo fatto dopo la manifestazione contro il G20. Per esempio Raffaella Bolini ha ricordato un fatto fondamentale in Italia, in cui, non esistendo noi, di cui non parla nessuno sostanzialmente, cioè per esempio tutta la situazione dei caregiver e di chi si fa carico delle difficoltà che si vivono dentro milioni di famiglie, e questo non riguarda soltanto gli anziani o i malati, ma riguarda la disabilità, l'autismo. Tutto questo richiederebbe un'enorme redistribuzione di lavoro e modifica della maniera con cui è organizzata la nostra società, e assolutamente non è al centro del dibattito. Quindi tutto il tema del lavoro di riproduzione io credo che sia essenziale, e soprattutto il paradigma della cura io credo che noi lo dobbiamo contrapporre a questa visione per cui la stessa transizione ecologica viene presentata dallo stesso Draghi riproponendo un modello di darwinismo sociale, perché Draghi ha detto sostanzialmente dobbiamo far fuori le imprese che non sono competitive e poi favoriamo quelle che sono competitive, che di solito sono le più grosse e quelle che hanno dietro il capitale finanziario. Da questo punto di vista io credo che noi dovremmo ragionare, e torno indietro alle cose che diceva Franco, non solo in termini di strategia elettorale o organizzativa politica in senso classico, ma un po' più materialisticamente, di come noi offriamo una visione, costruiamo collettivamente una visione di società diversa, dentro la quale si ricomponga un blocco sociale plurale diverso da quello che viene oggi aggregato dall'establishment di centrodestra e di centrosinistra, secondo linee abbastanza barbare. Se posso fare un esempio, loro in questo momento stanno litigando sulle spiagge, o meglio hanno deciso di non litigare sulle spiagge, l'Italia è tutta spiagge. Faccio notare una cosa: discutono se devono continuare a fare i proprietari feudali, quelli che ce l'hanno adesso, oppure se devono metterle a gara e magari darle alle banche o a qualche multinazionale. Ecco, noi dovremmo essere quelli che si pongono invece il problema di far andare gente al mare pagando poco e magari avere anche il diritto di avere una spiaggia libera, pulita, dove ritrovarsi tutti insieme riappropriandosi di un bene comune fin dai tempi di Giustiniano. Ci voleva il neoliberismo per giocarsi anche quello. E io credo che insomma su questo dobbiamo lavorare a una convergenza di punti di vista, che non è una convergenza solo organizzativa, le femministe, gli ambientalisti, i sindacati, i partiti politici, ma deve essere, anche perché accade che ognuno di noi è contemporaneamente molte altre cose, noi dobbiamo creare una convergenza che appunto sia anche un progetto alternativo di società, e a mio parere è anche prefigurato nelle discussioni che abbiamo fatto in questi anni. Si tratta probabilmente di fare in modo di creare una nuova onda dentro che faccia in modo che questi discorsi si socializzino, perché a mio parere, come hanno dimostrato altre esperienze all'estero, a partire da quella dello stesso Sanders, ma non solo, l'alternativa di società è molto meno minoritaria di quello che si pensi. Io di questo continuo a essere convintissimo, e penso che sia anche la principale ragione per cui le forze effettivamente critiche e radicali, ma anche il pensiero critico e radicale, sono estromessi sostanzialmente dal dibattito mainstream, perché non è che riguarda solo Rifondazione Comunista. Se uno guarda la televisione sembra che i pensatori radicali o le pensatrici radicali di questo paese siano Diego Fusaro, Massimo Boncacciari, ultimamente Freccero, cioè siamo quattro passi nel delirio. Eppure in questo paese c'è un sacco di pensiero radicale sul serio, anticapitalista, femminista, ambientalista, che è ignoto ai più. Ecco,
trovare la forza da parte nostra, costruire una forza collettiva, a mio parere un concatenamento, per citare un vecchio compagno francese, credo che sia fondamentale e vada al di là del discorso meramente elettorale, ha a che fare con la qualità stessa della convivenza civile in questo paese. Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto, magari se ci sono altre domande, Musacchio, prego. La faccio rapidissima, non per portarti nel palazzo, ma per vedere se si può fare, diciamo, anche delle vicende di palazzo, anche l'occasione di una battaglia. Io questa settimana così faccio anche propaganda all'Eft, su cui scrivo e che ci accompagna sempre, faccio un pezzo che dovrebbe intitolarsi più o meno Speriamo che sia femmina, con citazione da film, insomma, riguarda la Presidenza della Repubblica, denuncio tutti i giochi, i giochetti, semipresidenzialismo, fare Draghi imperatore a vita, eccetera, eccetera, ma poi faccio anche una proposta, dico, è ora che ci sia una Presidente della Repubblica donna. Aggiungo qualche aggettivo che sia dentro la Costituzione più che essere espressione di Maastricht come è stato questi decenni, che sia ambientalista e femminista, insomma intersezionale come dice prima Nicoletta. Ecco, io ti faccio una domanda su questo, insomma, pensi che questa questione della Presidenza della Repubblica possa essere l'occasione per fare una battaglia di democrazia intorno a questa pluralità di genere da riconoscere? A mio parere sì, noi innanzitutto io credo che noi dobbiamo fare una battaglia per dire che il banchiere di Goldman Sachs e della BCE non ha nessun titolo per essere garante della Costituzione, essendo stato l'uomo che ha dichiarato che va smantellato il modello sociale europeo, essendo che la nostra Costituzione è una delle Costituzioni nate dal grande moto della resistenza antifascista che fu un fenomeno europeo e che a quella impostazione sociale che Draghi dice che dobbiamo smontare, non vedo perché dobbiamo mettere alla guida della Repubblica un uomo che rappresenta la negazione fondamentalmente dei principi costituzionali enunciata da lui. Anzi, io credo che dovremmo fare una raccolta, non dico il libro nero di Draghi, ma insomma una raccolta delle relazioni di Draghi, perché oltre al greenwashing, per cui Confindustria e le centrali nucleari sarebbero diventati verdi, ma adesso abbiamo pure Draghi che sarebbe diventato un progressista, un keynesiano, eccetera, eccetera. Il fatto che sia andato a scuola da caffè non indica, insomma, è pieno il mondo. Anche Giuliano Ferraro era stato un dirigente del Partito Comunista, ma nessuno lo scambierebbe per un uomo di sinistra, tranne il nostro ex compagno Piero Sansonetti, che ultimamente ha un po' di fantasia di troppo, mi sembra, sulle collocazioni. Io credo che sarebbe una buona cosa, e secondo me la dobbiamo portare avanti, la tua idea, e credo che sia anche nella sensibilità collettiva, di una presidenta, Nicoletta che dice va bene, della Repubblica, a mio parere sarebbe una gran cosa, e che sia non un'espressione di un establishment neoliberista, ma che sia espressione, a mio parere, di due cose possibilmente, anche di una sensibilità ambientale. Sarebbe un'ottima cosa una Presidente della Repubblica, che so io, che fosse un ambientalista. Faccio un nome, le ho chiesto prima di dirlo, approfitto qui per fare il primo dei nomi che mi vengono in mente, per esempio c'è Grazia Francescato, che è stata tra le principali esponenti ambientaliste italiane, non è di Rifondazione, quindi non abbiamo nessun, non faccio il nome, ma perché una come Grazia Francescato, che è stata nel WWF, è stata parlamentare, insomma ha una storia, insomma nel 72 era al vertice di Stoccolma a discutere già di clima, non potrebbe essere Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica deve essere un banchiere, ma potremmo fare anche tanti altri nomi del mondo cattolico, del pacifismo. Faccio un esempio: perché una come Luisa Morgantini, con la storia che c'ha l'Italia, chi raccoglie l'eredità di La Pira, di Aldo Moro, di Fanfani che andavano in giro per il Mediterraneo? Mario Draghi, che fa gli accordi
con gli aguzzini libici o Luisa Morgantini, che se uno va in Palestina è più famosa e più amata del... Faccio solo due nomi per dire semplicemente che non ci dobbiamo rassegnare all'idea che insomma dentro a questo establishment che per 30 anni ha smontato la Costituzione bisogna trovare il Presidente della Repubblica. Su questo approfitto per dire una cosa: noi appena si è profilato Draghi all'orizzonte abbiamo detto Draghi no grazie, molti ci hanno detto che eravamo prevenuti, ci hanno detto che eravamo ideologici, che non era vero che Draghi avrebbe fatto politica neoliberista e via discorrendo, vi ricordate tutti. Ora a me pare che i fatti dimostrino che avevamo ragione, anzi si è perso molto tempo e io spero francamente che nel mese di dicembre ci sia una grande manifestazione, io lo chiamerei addirittura un No Draghi Day, in cui non solo si dica no alla manovra di Draghi, che sia anche una manifestazione, se poi fosse uno sciopero generale sarei più felice, anzi faccio una preghiera rivolta alle compagne e compagni della CGIL in questa direzione, e che sia anche intersezionale, nel senso che noi dobbiamo dirlo, come ha dimostrato la Società della Cura con un lavoro di studio meticoloso a cui anche molti di voi hanno partecipato, che si spenderanno 200 miliardi di euro, ma tutti i principali problemi di questo paese, delle persone che vivono in questo paese, non vengono affrontati e via discorrendo. Questo non riguarda soltanto il lavoro, le pensioni, comunque due cose non secondarie, ma riguarda il complesso della nostra vita, la sanità, la stessa cura e via discorrendo. Per cui io credo che noi dovremmo cercare di fare un'incursione anche rispetto all'elezione del Presidente della Repubblica, che guardate è surreale il dibattito che c'è. Cioè si sta discutendo se lo deve fare Draghi, perché se Draghi dice ho voglia di farlo, praticamente gli vota il 99% del Parlamento. Se dice non ho voglia adesso perché devo prima dare 200 miliardi a tutti gli amici miei, devono stare tutti a posto, allora si dice bisogna mettere qualcuno per dare il tempo a Draghi poi di diventare Presidente della Repubblica. Poi c'è quell'altro che dice eleggiamo Draghi, però il Presidente del Consiglio deve fare uno che è un funzionario sostanzialmente di Draghi, per cui Draghi fa contemporaneamente il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Io voglio dire che 30-40 anni fa solo a queste dichiarazioni in Italia ci sarebbero state le barricate per le strade, gli scioperi spontanei. Adesso c'è addirittura chi pensa che nel nome di Draghi si combatte il fascismo. Io credo che questo sia ancora più pericoloso di quegli sciagurati delinquenti che hanno assalito la CGIL, perché quelli si possono isolare, invece perdere il senso profondo della nostra Costituzione repubblicana e della democrazia costituzionale è un danno irreversibile per tutto il paese, rispetto al quale bisogna schierarsi con assoluta nettezza. Ti ringrazio Maurizio, chiudiamo qui, però soltanto un piccolo accenno alla vicenda che oggi ci ha visti insieme davanti al Parlamento, se magari ci spieghi l'iniziativa che abbiamo promosso congiuntamente. Che, insomma, ci ha visto. Sì, abbiamo fatto un'incursione extraparlamentare, cioè da ex parlamentari che al momento sono extra parlamentari, cioè siamo andati in Parlamento con le pettorine a Montecitorio, con le pettorine del Comitato dei Familiari delle vittime del Covid, più di 600 famiglie che hanno anche presentato esposti alle autorità giudiziarie, hanno intrapreso una causa civile e che chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia. Lo scorso 2 novembre avevano chiesto di poter fare una commemorazione pacifica delle vittime del Covid e di portare le proprie rivendicazioni davanti al Parlamento con un presidio. Il questore di Roma gli ha negato l'autorizzazione per motivi di sicurezza, io credo, e di ordine pubblico, che sia una cosa indecente.
Tra l'altro sto questore mi sembra che andrebbe cacciato, perché se non è riuscito a proteggere neanche la sede della CGIL, non ho capito, credo che non sarebbe rimasto al suo posto se fosse stata devastata la sede di Confindustria. Comunque, questo ci sembrava indecente. Quindi lo scorso 2 novembre, quando sono andato a portare solidarietà a questi familiari che erano stati dirottati lontano dal Parlamento in piazza Santissimi Apostoli, gli ho chiesto di darci le pettorine che le avremmo portate noi dentro al Parlamento. Si sono uniti a noi un cospicuo gruppo di parlamentari, quasi tutti provenienti dall'ex, cioè usciti dal Movimento 5 Stelle, che adesso sono nel gruppo misto, che ringrazio. Non li cito tutti perché poi rischierei di dimenticarmene qualcuno, insomma, non va bene. E quindi abbiamo fatto questo flash mob davanti al Montecitorio, e poi, con un minimo di disobbedienza civile rispetto al regolamento di Montecitorio, siamo entrati anche dentro al transatlantico per simboleggiare il fatto che appunto ci uniamo e diamo voce alla rivendicazione del comitato. Voglio sottolineare due cose che in questo momento in atto, insomma nelle ultime settimane e mesi, come raccontato anche Report ieri sera, il tentativo da parte di Lega e PD e bipartisan, come quasi tutti i guai dell'ultimo trentennio, il tentativo di impedire la costituzione della commissione parlamentare, o di farla però limitata all'indagine su ciò che è accaduto in Cina. Siamo al surrealismo puro, cioè, oltre il grottesco, ovviamente, perché hanno presentato un emendamento per dire che bisogna fare una commissione parlamentare d'inchiesta che si fermi al 20 gennaio, quando il virus, quando ancora non eravamo in emergenza in Italia. Noi siamo, quindi voglio dire che la richiesta delle 600 famiglie è una richiesta, secondo me, di tutte le italiane e gli italiani. Noi vogliamo sapere perché, per responsabilità di chi, non si è fatta la zona rossa in provincia di Bergamo all'inizio della pandemia, perché io direi che c'è stata una strage di Stato evitabile. Vogliamo sapere anche perché non è stato aggiornato il piano antipandemico, perché non è stato attuato, e via discorrendo. Vogliamo anche che il Parlamento capisca perché la regione più ricca d'Italia, non la Calabria, la Lombardia, dove fondi per la sanità non sono mai mancati, non è stata in grado di affrontare la pandemia, ha avuto il più alto numero di morti, credo che se fosse, come dice sempre il nostro caro Vittorio Agnoletto, se Bossi fosse riuscito a trasformarla in uno Stato indipendente, sostanzialmente la Lombardia ha superato tutti i record di morti per Covid, credo che sarebbe al secondo posto sull'intero pianeta. Ora, tutte queste cose andrebbero accertate. È vergognoso il comportamento di centrodestra e centrosinistra, e quindi noi non solo abbiamo portato la voce del comitato, ma credo abbiamo anche portato la posizione nostra, ed è credo quello che dobbiamo cercare di fare, cioè tornare a essere un veicolo che consente alle domande sociali che vogliono tenere fuori dal palazzo di rientrare nel palazzo e di farsi sentire. Insomma, è stata una piccola cosa, ma simbolicamente io credo molto importante, perché è fondamentale che chi ha vissuto il dramma del Covid nelle zone più colpite del paese possa sapere che c'è qualche d'un altro che lotta insieme a loro. Quindi, insomma, abbiamo cercato di renderci utili, e adesso, insieme ai parlamentari che sono alle parlamentari che sono stati con noi, concorderemo anche delle iniziative per continuare la battaglia insieme ai familiari. Grazie ancora Maurizio, grazie dell'impegno che so che non mancherà anche in futuro. Ringraziamo te, attraverso te, e tutti i compagni di Rifondazione che ancora... E le compagne, non fare maschile. Le compagne, scusami Nicoletta, ha ragione. E insomma, insieme cercano ancora di costruire questa visione di alternativa nel nostro paese, e come ricordava Franco, forse la cosa migliore è quella di ricordarsi che appunto in Europa noi siamo accanto, insieme, e in questo senso l'intersezionalità è evidente con i compagni che in Spagna
costruiscono Podemos, Unidas Podemos, con chi in Grecia è con Syriza e via dicendo. Quindi penso che Rifondazione possa costruire, ricostruire anche da noi questo spazio politico, che è uno spazio che noi riteniamo debba essere direttamente a livello europeo. Se mi dai un minuto vorrei dire una cosa su questo. Io credo che oltre all'intersezionalità ci sia un elemento importantissimo che è l'internazionalismo. Noi corriamo, viene sempre sottovalutato, però questo è un paese talmente schifoso in cui abbiamo giornali che sono stati capaci di scrivere che Julian Assange è una spia, quindi va bene che sia trattato così come è trattato. E mi pare evidente, lo dimostrano anche i cablo dell'ambasciata americana che WikiLeaks ha reso noti, è uno dei motivi per cui Assange sta patendo per tutti noi quello che sta patendo. Sulle Monde Diplomatiques qualcuno ha scritto: se al posto di Assange c'era Navalny, in Italia ci avrebbero fatto una testa. Così invece per quanto riguarda Assange non c'è particolare indignazione. Io credo che abbiamo il dovere di costruire, cioè di mantenerci fedeli, ovviamente nelle forme dell'epoca in cui viviamo, ai valori internazionalisti senza i quali non c'è nessuna sinistra. E francamente l'idea che nel sistema politico italiano ci debbano essere due schieramenti che sostanzialmente potrebbero presentarsi come unico partito con la scritta NATO, oltre con quella Commissione Europea, cioè Maastricht e NATO potrebbero avere come mostrine e fare un partito unico, cioè le elezioni dire votate per le bombe della NATO e per i parametri di Maastricht e via discorrendo. E io credo che sia una prospettiva rispetto alla quale bisogna fare una battaglia politica che ha a che fare col pacifismo, ha a che fare con l'antiimperialismo, perché non si può far finta, predicare, andare alla marcia Perugia Assisi e poi accettare che ci sia un Parlamento in cui sugli F-35 si confrontano due mozioni, quelli che dicono dobbiamo comprarli tutti entro dopodomani e quelli che dicono no, vabbè, compriamoli entro la settimana prossima. Cioè questo è il campo oramai su cui si divide lo spettro politico italiano, tant'è vero che adesso discutiamo, Draghi propone di togliere l'IVA sulle armi, cioè siamo al, cioè ci sono non so quanti generi di prima necessità su cui togliere l'IVA, Draghi propone di toglierla sulle armi. Ora io credo che noi non dobbiamo essere una sinistra bianca occidentale imperialista neocolonialista, proprio per i discorsi di intersezionalità che facevamo prima, e dobbiamo essere anche internazionalisti nel senso del partito della sinistra europea e della sinistra nel Parlamento europeo, perché abbiamo il dovere, il nostro movimento è nato come il primo movimento globale, non a caso il nostro inno è l'Internazionale, dell'epoca moderna, andando oltre le identità nazionali e costruendo un senso comune internazionalista, per cui tu sei prima uno sfruttato, una sfruttata e poi cittadino di quel paese o quell'altro, o seguace di quella, quell'altra religione, Dio, eccetera, occulto. E questa cosa secondo me è fondamentale. Senza, non, a mio parere, non si può parlare neanche di sinistra. E c'è una battaglia davvero che dobbiamo fare insieme agli altri compagni e compagni europei. E da questo punto di vista dico che io ho un grande rispetto per tutti gli esperimenti che sono in corso in Europa. E ti ho chiesto di puntualizzare su questo perché sono accaduti negli ultimi mesi due fatti che ci dovrebbero far riflettere, dovrebbero fare riflettere tante persone di sinistra che hanno contribuito alla nostra marginalizzazione, al nostro linciaggio. In Svezia i compagni e le compagne, anzi le compagne, perché mi pare che la segretaria sia una compagna di quel partito, del partito della sinistra, hanno serenamente fatto cadere un governo che meritava di cadere, perché voleva fare una riforma neoliberista rispetto a uno degli assi del modello socialdemocratico svedese, cioè le politiche del il diritto all'abitare, e con serenità hanno fatto cadere un governo. E nei sondaggi sono pure aumentati, perché si vede che gli svedesi non sono stupidi come gli italiani, o non guardano troppo determinati canali, insomma hanno mantenuto un po' di... non leggono solo Repubblica, non lo so, comunque...
In Portogallo i nostri compagni del partito e compagni del Partito Comunista Portoghese del blocco de scherda giustamente hanno deciso di non rinnovare la fiducia ai socialisti perché i socialisti stanno facendo una manovra economica che non tiene conto delle loro rivendicazioni sociali, ambientali, eccetera, e serenamente hanno tolto la fiducia. Io inviterei a riflettere, c'è un dibattito in corso sul manifesto, che quando noi abbiamo giustamente, anzi con un po' di ritardo, tolto la fiducia a un signore che voleva privatizzare tutto e precarizzare tutti i lavoratori e le lavoratrici e portare avanti politiche che non avevano nulla a che fare con la sinistra, mi riferisco a Romano Prodi, noi siamo stati crocifissi e ancora adesso c'è un pezzo di sinistra, di gente che la pensa come noi, che ci considera responsabili di chissà quale delitto. Io penso che l'esperienza europea dimostra che una sinistra esiste se ha una sua autonomia e difende i suoi valori e i suoi programmi, ed è quella che dobbiamo costruire anche in Italia. Poi può accadere che ci siano positive esperienze di governo, come sta accadendo, almeno sembra, in questo momento in Spagna. Insomma, noi collaboriamo con tutti, impariamo da tutti e cerchiamo di uscire tutti insieme dalla difficoltà in cui si trova l'Europa in questo momento. E dico che abbiamo un impegno anche qui, oltre che politico, etico, perché l'Unione Europea di Maastricht è un'Europa bianca, colonialista, imperialista, che nega il vaccino al WTO da alcuni miliardi di persone. Anche qui, quindi, per noi la costruzione della sinistra europea non è una questione elettoralistica, perché dobbiamo riuscire a trovare un po' di voti e rientrare in Parlamento, è una questione di socialismo barbarie, per dirla con Rosa Luxemburg, e quindi, come si diceva, al lavoro alla lotta. Alla prossima, allora. Grazie ancora, grazie veramente Maurizio, grazie a Franco, Roberto, Nicoletta, e siamo sicuri, insomma, che ci rivediamo presto per fare il punto e costruire insieme nuove iniziative. Sì, la prossima incursione al Parlamento vengono anche gli altri. Assolutamente. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.